trovato nell'impossibilità di dire di no al comune di un piccolo paese in Toscana dove appunto aveva una casa da ristrutturare e che gli proponeva di fare la rappresentazione sacra la domenica di Pasqua, insomma. Lui aveva un problema burocratico col comune, non poteva mettersi lì contro, quindi l'ha dovuto fare. E questo è forse l'unico film che io abbia memoria di Carlo che nasceva prima come racconto orale, non rivolto a farne un film. Era proprio una cosa che lui era molto bravo a raccontare. Le cose che gli succedevano, era proprio come si dice, un affabulatore, faceva molto ridere, era un bravo raccontatore di storie. Il protagonista del film è un regista di scarso successo, insomma, come non fa film da 5 anni. Non fa film, sì, da molti anni, ne ha fatto uno, è andato benino e uno invece no, e poi basta, insomma, e poi da lì ha cercato di fare un altro. E quindi, insomma, Carlo all'epoca era messo un po' meglio, ecco. La passione è più carlico dei film di Carlo, è più mazzacuratiano dei film di Carlo, perché un po' perché appunto nasce da una sua storia che ci ha raccontato, ve l'avranno detto tutti quelli che sono venuti qua a parlare di Carlo, ma quando Carlo raccontava ci faceva sbellicare, la frase che gli dicevamo più volentieri era basta che mi fa male la pancia, perché era veramente irresistibile. Loden, Silvio Orlando, dice sempre non so come dire, ha un agente con un cane come ce l'aveva Carlo, nel cinema ci si dà tutti del tu come in galera, a un certo punto dice Carlo, il regista è un appassionato, ma ha una sensibilità verso l'arte, si capisce. Una delle cose più belle che aveva Carlo era la capacità di costruire famiglie. E quindi questo creava un ambiente di lavoro straordinariamente sereno, straordinariamente creativo. Era molto, molto bello perché era anche una possibilità di parlare del lavoro in maniera molto distesa, molto, molto tranquilla, per cui venivano fuori delle cose molto belle. Sono tutti eroici e nessuno eroe, perché poi gli eroi a Carlo sarebbero stati un po' antipatici. Penso che sì, c'è una grandissima umanità nel raccontarli e nel crearli. Sono tutti delle persone con delle debolezze a cui vuoi bene, poi non li giudica mai. Nel senso che erano figure che lui incontrava nel suo cammino e che poi trasformava in personaggi. Ed era davvero meraviglioso poterne ridere e provare pena allo stesso tempo. C'era questo sentimento di pietà, in qualche modo, no? Che permeava tutta l'anima dei personaggi dei film di Carlo. Bellissima creatura. Augurategli buona fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna, lupo.